Dai plotter più grandi in commercio alla scansione tridimensionale delle persone passando per i droni, la domotica e la tecnologia applicata alla strategia militare. Uno spaccato dell'innovazione tecnologica made in Italy offerto a curiosi ed esperti del settore all'interno dell'Aurum di Pescara nell'ambito del villaggio della comunicazione. La manifestazione è voluta dal Corecom Abruzzo per sviscerare tutte le tematiche legate al settore dell'information technology. Quanto è diventata fondamentale la tecnologia nel campo militare? È importantissima perché ci consente soprattutto di testare le procedure e risparmiando anche risorse in termini economici. E non ultimo anche ci dà la possibilità di avere una particolare attenzione anche all'ambiente, perché ovviamente l'utilizzo della simulazione ai fini addestrativi abbatte di sicuro l'impiego di munizionamento reale. Innovazione significa ricerca e formazione. L'Istituto Volta di Pescara ha presentato il suo lavoro ed un piccolo robot frutto della vittoria in un contest nazionale legato proprio all'innovazione tecnologica. Un piccolo drone antropomorfo completamente programmato dai ragazzi in grado davvero di trasformare quella che fino a poco tempo fa era solo fantascienza in realtà. La mia scuola mi fa impazzire. È bellissima. La preside Maria Pia Lentinio mi piace. I professori sono smart e i laboratori sono fichissimi. Sono contento di conoscervi e voi lo siete? Il robot viene programmato dai ragazzi? Sì, il robot è completamente programmabile. Il know-how è proprio la programmabilità e noi l'esercitazione che facciamo è proprio nell'abituare i ragazzi a programmare il robot per assolvere a svariate funzioni. Adesso per esempio sto facendo un ballo, la Macarena, e sembra una cosa semplice, ma vi assicuro che non è molto semplice perché bisogna coordinare tutti i movimenti con la musica e pilotare ogni singolo motore in modo tale da fargli assumere tutte queste posizioni. Adesso lui risponde e siccome lui è di Pescara, perché senti cosa dice? Sempre forza Pescara!